Sono tornato ed ecco poi il venerdì della fotografia di Onpix di nuovo dopo secoli e secoli e secoli. Dunque, per tutti quelli che non hanno mai visto una puntata del venerdì della fotografia di Onpix, è un momento della settimana, il venerdì appunto, dove sproloquio sulla fotografia. Ho fatto qualche puntata e poi mi sono fermato per cause di forza maggiore, ma riprendiamo da dove mi ero fermato. Tutto disponibile per sole 24 ore in una storia di Instagram e poi sparisce tutto, amici come prima. Se volete interagire mi mandate un messaggio e mi dite la vostra, magari la riproporrò, oppure mi consigliate argomenti per la settimana successiva. Dunque, abbiamo iniziato parlando di community online, di come si sono evolute nel tempo, abbiamo parlato di attrezzatura fotografica, degli smartphone, e poi si è fermato tutto il giorno del mio matrimonio, che era appunto di venerdì, e cercavo di fare una storia su... appunto la fotografia di matrimonio, poi il viaggio di nozze e mille altre cose. Direi che è passato un po' in secondo piano il venerdì della fotografia, quindi si riparte dalla fotografia di matrimonio con qualche consiglio per gli sposi e per i fotografi. Cambio strada che mi pare ci sia un po' troppo vento. Dunque, da dove cominciare? Partiamo da degli sposi che cercano appunto di passare la loro giornata attorniati da fotografi che dovranno far ricordare quel giorno in eterno. Dunque, da fotografo, scegliere un fotografo per il mio matrimonio è stata un'epopea, un tour de force, anche perché poi non mi sposavo proprio vicino a casa, dato che la mia moglie è siciliana. Intanto cerco di consigliare a tutti gli sposi di capire se davvero ci tengono alle fotografie o meno, perché sono delle parti, dal mio punto di vista, fondamentali per quella giornata. Non è detto però che a tutti interessi. Non cercate di andare a risparmio, non chiamate il cugino del cugino che si è appena comprato la reflex perché così ve lo fa gratis o lo pagate poco, perché piuttosto, se non ve ne frega un cazzo, evitate. Poi, se invece capite che vi interessa, allora da qui iniziamo a parlarne. Se vi rivolgete a un professionista della fotografia, un professionista va pagato, l'unica cosa è appunto evitare le fregature, perché purtroppo tra i vari professionisti seri ci sono anche i coglioni che si fanno pagare tanto e non danno ottimi risultati. Allora, prima di tutto scandagliate il web e cercate di capire dal portfolio del sito web di questo eventuale fotografo se ha uno stile suo, se fa delle foto che vi piacciono soprattutto. Dopodiché, una volta capito che fa foto che vi piacciono, incontratelo. La cosa principale è incontrarsi con il fotografo e fargli domande, non solo vedere se le fotografie che ha già fatto vi piacciono o meno. Le domande migliori da fare a un eventuale fotografo sono: che cavolo fa in quella giornata? Come si comporta? Che orari dà di disponibilità? Date retta a uno che si è sposato di fresco. Allora, i fotografi per quella giornata, che sarà veramente tanto incasinata, saranno le uniche persone che vi staranno attaccate al culo. E vorrete attaccato al culo una persona intanto simpatica che possa sdrammatizzare le varie situazioni. Insomma, se fa belle fotografie, ma se andandolo a incontrare a pelle vi sta sul culo, scegliete un altro fotografo, perché vi rovinerebbe la giornata, se no. Poi, seconda cosa più importante, la disponibilità. Cioè, in quella giornata, quanto sarà disponibile? Non è che questo poi, appena si arriva al ristorante, fa due foto e scappa. Da fotografo odio questa cosa, e per tutti i matrimoni che ho fotografato ho sempre dato disponibilità massima. Si arrivava addirittura agli assurdi di dover seguire gli sposi fino alle 4 di notte in qualche discoteca, perché gli andava così. Ma è giusto, è il loro giorno, se no deve fare un altro lavoro. E per inteso, fare le 4 del mattino in qualche discoteca magari voleva dire aver iniziato alle 7 del mattino a uscire di casa per andare con tutta l'attrezzatura e iniziare a casa degli sposi, quindi è lunga la giornata per un fotografo, quindi apprezzatelo. Poi alcuni si chiedono come comportarsi con il fotografo per il pranzo, la cena del matrimonio, se pagarglielo, se non pagarglielo, tutto. Allora, al fotografo non gliene frega un cazzo, basta ovviamente mangiare qualcosa e non rimanere a digiuno. Ed è già successo anche quello, non è carino. La cosa importante quando sceglierete i tavoli è quella di dover tenere comunque il tavolo del fotografo abbastanza vicino, perlomeno in linea visiva, con quello che combinate voi. Cioè, non mettetelo nelle segrete del ristorante dove non vi vedrà mai. Perché il bravo fotografo non guarderà solo quello che ha nel piatto, ma semplicemente guarderà voi e sarà pronto ad alzarsi a ogni minimo piccolo evento, l'amico che viene a salutarvi, piuttosto che lo scherzo che riceverete inaspettatamente. Cazzo, lo state pagando e anche magari tanto, quindi è inutile fare a meno di lui in tutti i momenti della giornata. E lui è pronto lì per quello, si fa pagare tanto apposta per quello.
Allora, questa puntata inizia a diventare veramente lunga, quindi direi che i consigli per i fotografi li rimandiamo a venerdì prossimo. Vi lascio con un ultimo consiglio per gli sposi. Quando guarderete il portfolio del fotografo scelto, oltre a guardare le bellissime foto in posa che sicuramente ci saranno, guardate anche quelle inaspettate. Cercate di trovare la foto che non vi aspettate. Uno sguardo da parte del testimone, un gesto da parte di un bambino, qualcosa che non era preparato. Se ha fatto quella fotografia lì, vuol dire che era stato veramente molto attento durante la giornata. Perciò spero di avervi detto la mia dal punto di vista dello sposo e dal punto di vista del fotografo. E se avete amici che si stanno per sposare in quest'anno o il prossimo, girategli questa storia, basta condividerla con un tastino che ci deve essere qua in basso. Così magari si iscrive anche al mio canale Instagram e vedrà le prossime storie. Spero di essere stato di aiuto e al prossimo venerdì della fotografia di Onpix. Ciao!